Arriva dal mondo della cantieristica il nuovo presidente di Promostudi e questa mattina è stato presentato ufficialmente alla stampa. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri dal 2002, è stato eletto all'unanimità da tutti i soci che questa mattina a Palazzo Civico hanno ribadito con questa nomina un ulteriore scatto di qualità per il Polo Marconi. Promuovere l'eccellenza sarà il primo compito del neopresidente. Fare di Promostudi un centro di formazione di eccellenza mondiale, non solo dal punto di vista universitario, ma allargare a tutta quella che è la necessità formativa dei giovani. Lei questa mattina ha anche un po' tirato le orecchie, in un certo senso, alle nuove generazioni. Diamoci da fare, tiriamoci sulle maniche. Fondamentale. Cioè, io quello che ho imparato così nella vita è che nessuno ti regala niente. Quando qualcuno ti vuole regalare qualcosa, uno deve essere diffidente. Io penso che ognuno di noi ha una grande responsabilità e se la deve sentire non solo per se stesso, ma per tutta la società. Se questo noi raggiungiamo questo obiettivo e riusciamo a trasmettere questo messaggio, io credo che insomma il Paese ne avrà grande beneficio. Qual è il futuro del settore, proprio anche in sinergia con la formazione anche ai più alti livelli che può essere realizzata anche qui alla Spezia? Non c'è dubbio che l'elemento direi fondamentale non sono i soldi, non sono i terreni, non sono i capannoni, quelli si costruiscono. L'elemento fondamentale che diventa sempre più raro e l'elemento umano. Noi abbiamo bisogno che i giovani soprattutto, perché insomma sono quelli che rappresentano il futuro, capiscono che sono loro, su di loro si deve costruire e che quindi hanno tutto il diritto di sperimentare, di andare contro, di fare, però devono fare, non contro per contro. Contribuito a evitare che promuovere